Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato alle mappe creative come ogni pomeriggio, quindi mi raccomando se non volete perdervi nessun video iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono ogni giorno, sia quelli mattutini con il contest dedicato con tutte le novità dello shop giornaliero, sia quelli pomeridiani dove troverete mappe creative per livellare velocemente il vostro pass battaglia e anche i livelli account per sbloccare velocemente questa skin che con 50 livelli sarà vostra gratuitamente. Quindi mi raccomando, spolliciate in su se volete supportare il canale e ricordatevi di andare a recuperare il video mattutino con il contest dedicato a Hamilton. Se volete supportarmi, questo è il codice creatore che va aggiornato ogni 15 giorni. Quindi se raggiungiamo i 100 like e 2000 iscritti, sceglierò tra uno di voi che avrà commentato con Hamilton nei commenti e riceverà il regalo al sottoscritto la skin di Hamilton. Dunque amici, il codice della mappa 15662584267 2. Clean 1v1 build fight o die. Questa è la mappa che andremo a vedere oggi. E vi ricordo che va startata in modalità partita privata. Seguite tutti i passaggi se volete guadagnare tantissimi punti esperienza. Dunque, amici, una volta startata la mappa, dobbiamo. Ah, vi ricordo, versione 36 di questa mappa, non altre, se no non funzionerà. Una volta startata la mappa, dobbiamo andare ad attivare il timer che si trova esattamente in questo angolo qui. Quindi qua, eccolo qui, timer che dovremo far azzerare per poter recuperare le chiavi per aprire il caveau e le due secret room. Quindi attendiamo i 10 minuti e ora andiamo a sbloccare, anzi a recuperare le chiavi. Quindi torniamo nel back to spawn. Entriamo dentro, perfetto. Ed ora qui il counter si è azzerato in mezzo tra la katana e il pompa oro. Qua in mezzo troviamo Get Power Cell. Recuperiamo almeno 6, anzi 8 celle del potere Power Cell. E una volta recuperate, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torniamo nell'arena. Andiamo ad attivare il timer del nostro bunker che si trova esattamente qui. Quindi andiamo a inserire in una delle nostre due celle qua. E intanto il counter scenderà. Andiamo al centro dell'arena e qui, praticamente nell'angolo a sinistra della cabina, ce la lasciamo praticamente alle spalle e qui facciamo quattro rampe, quindi da qua, quattro rampe, quattro basi e altre quattro rampe a sinistra, quindi 4, 4 e ancora a sinistra 4, così. Adesso vi faccio vedere. 4, 4 e 4. Una volta fatto ciò, entriamo dentro nella nostra secret room e qui dobbiamo andare in questa struttura rossa, qui in questo hangar. Quindi andiamo dentro, giriamo qua a sinistra, saliamo le scale. E dobbiamo ancora salire, quindi saliamo ancora esattamente qui dove ci sono questi macchinari. Qua sopra, in questo angolino, c'è il tasto da cliccare. Ora guardate quanti punti
punti esperienza guadagnerete. Vi ricordo che vanno in base ai livelli, sia dell'account che da quanto tempo state giocando la mappa. Quindi vediamo, dovremmo arrivare intorno ai 70k, se non sbaglio. 75 e abbiamo livellato. Ora andiamo dentro il nostro cavò. 5, 4, 3, 2, 1. Apriamo la porta, che non si apre, quindi bisogna sfondarla. E praticamente a sinistra abbiamo il tasto dei punti esperienza in modalità FK. Quindi lo clicchiamo. Ora ritorniamo giù nell'arena. Rientriamo nella Secret Room, dove siamo entrati prima. Questa volta però andremo nella struttura numero 1, quella gialla in fondo, quella nell'angolo a destra, quella lì. Quindi ci dirigiamo verso la struttura 1 e andiamo a cliccare il nostro terzo tasto. Quindi saliamo qua sopra, entriamo dentro. No, non è qui. Allora, il boccione dell'acqua, forse non è questo, ma quello al piano superiore. Eh sì, dobbiamo salire di un piano, quindi non è questo qui con il bidone dello sporco, ma dobbiamo salire ancora di un piano, quindi è al secondo piano di questa struttura, non al primo. Quindi andiamo sulla scala. Ok, e qui dove c'è la macchinetta rossa, ah, eccolo qua. Su questo in alto, esattamente più o meno a questa altezza, ce lo becchiamo. Eccolo qui, questo è il nostro terzo pulsante da cliccare e qui dovremo guadagnare altri punti esperienza. Una volta fatto ciò, torniamo giù nell'arena. Il centro qui e da questo lato facciamo 8 rampe, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto, e poi 8 basi in questa direzione verso la nostra cabina. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E qui ci sarà la nostra secret room. Quindi entriamo dentro. Ora dobbiamo praticamente andare là sopra. Ah, il rampino non funziona, attenzione. Quindi, no, non funziona. Quindi dobbiamo salire. Saliamo le scale fino al tetto, quindi ultimo piano. Andiamo su, ancora più su. Ok, e ora ci lanciamo qua sopra e poi su ancora. Dobbiamo atterrare su questa struttura, quindi deltaplano, perfetto, e qui c'è il nostro pulsante tasto da cliccare. Una volta cliccato guadagneremo altri punti esperienza. Ultimo passaggio, andiamo esattamente qui dove ci sono le due piattaforme, le aggiriamo, facciamo un base e un altro base, da qui ne facciamo altre 4, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. E qui ci sarà la nostra
Bouncer Room. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi mi raccomando al canale, attivando la campanellina, andatevi a recuperare il video di stamattina, condividete il video con i vostri amici, io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, noi ci vediamo domani mattina con le novità dello shop giornaliero. Mi raccomando, 100 like, 2000 iscritti per ricevere il regalo, la skin di Lewis Hamilton. Ciao!